Cari, cari, cari amici, oggi vi vogliamo dare una lezione del vero amore, il grande amore, quello sconosciuto all'umanità. Sì, si parla di un amore sconfinato, di un amore puro. Beh, quando mi è stato insegnato, vi posso assicurare che avevo grandi dubbi. Anche a me era sconosciuto. Però, essendo sempre ben disposta per Dio, avendo fede in Dio, sapendo che Dio ama sempre e comunque le sue creature, sono sempre stata disposta a tutto. Certo, grazie a Dio, ho sempre saputo dimenticare me stessa, così, con molta semplicità. Di facile non c'è nulla, però la fede in Dio mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre dato grande forza, perché il grande amore ha bisogno di una grande forza e questa Dio me l'ha sempre data e la darà sempre a tutti coloro che vogliono amare veramente. Ecco, impariamo ad amare veramente. Innanzitutto, bisogna sempre dire ciò che si pensa. Sempre e comunque. Cosa dite? Siamo subito antipatici? Ci lasciano soli? Sì, tutte queste cose io le ho provate. Ma non bisogna pensare a se stessi, bisogna pensare all'altro. Perché se vogliamo un mondo migliore, da questo dobbiamo cominciare. Ora, pensare all'altro significa essere scevri da ogni tipo di interesse. E dico da ogni tipo. Voi capite bene che di facile non c'è niente. Ma Dio, che tutto sa e tutto vede, soccorre, ci soccorre. E vi posso assicurare che mi ha sempre soccorso, nella forza, nella serenità e nella pace d'animo. Perché, vedete, si dice, la pace è opera di giustizia. Se voi siete giusti con voi stessi, cioè, se voi dite sempre ciò che pensate, allora la pace sarà con voi. E vi posso assicurare che non la posso spiegare. Tanto è comunque bella. Ora, dire sempre ciò che si pensa, il rischio è questo, il rischio assicurato. Vi detestano, vi odiano, perché non la pensate come loro e vi rifiutano. Ma voi vedete bene che non si può parlare di amore, questo non è amore. Qui si vede, questo è possesso, questo è interesse, che non ha nulla a che vedere con il vero amore. Cosa dite? Hai provato? Sì, lo conosco molto bene. Siete malfamati? Sarete odiati? Detestati? Ma questo non fa niente. Di fronte a Dio, tutto acquisisce un grande valore, cioè l'amore verso l'altro. L'amore verso l'altro non conosce tempo perché appunto è disinteressato.
ma vi posso assicurare che l'altro incomincia a crescere. Ecco, chi ama veramente aiuta l'altro a crescere. Chi non ama se ne frega. L'importante è che l'altro ti sorrida. No. Appunto, questo non è amore. Questo è interesse, questo è possesso, questo è egoismo. Vi piace questo amore? A me no. Vi posso assicurare che questo tipo di amore non dà frutti. Ma quello autentico sì, quello dà grandi frutti, che vedrete nel tempo, che voi possiate raccogliere o no, ci sono e restano per sempre. Amen no, ma alleluia sì. Nota bene. Ecco che da questa lezione si può capire molto meglio il più bel comandamento che Dio ci ha lasciato. Ascoltate bene. A coloro che ci seguono da lungo tempo e hanno imparato a leggere la parola, beh, la parola lo dice. Ama il prossimo come te stesso. Guardiamo bene questo comandamento, apriamo la parola. Ama il prossimo. Promossi. Cioè, ama, amando, promuovi. Muovilo a suo pro. Grazie per la vostra riflessione.